Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per aggiornarvi un po' su quella che sarà la mia situazione per l'anno prossimo, se continuerò con il futsal, se tornerò a calcio 11, visto che molti di voi mi stanno incitando a tornare a calcio 11, e quindi siamo qua un po' per aggiornarvi e per farvi sapere cosa farò l'anno prossimo. La prima notizia che vi dobbiamo dare è che purtroppo non potrò continuare con il balsa. Mi spiace davvero molto darvi questa notizia, perché mi sono trovato davvero benissimo con tutto il gruppo. È stata una mezza stagione fantastica davvero, sarei voluto molto rimanere, però non abbiamo trovato l'accordo per quanto riguarda l'anno prossimo. Diciamo che abbiamo avuto un po' tutti delle richieste che non andavano bene per quanto riguarda la società, e quindi non siamo arrivati ad un punto di incontro, diciamo. Per quanto riguarda il balsa sicuramente dispiace, soprattutto come sottolineavi anche tu prima, a fronte dei ragazzi che sono stati stupendi, ci hanno dato anche la mano a creare tanto content, tantissimi ragazzi che si sono messi a disposizione, ed è la cosa che ci dispiace, o perlomeno mi dispiace maggiormente, quella di non essere parte di quel gruppo l'anno prossimo, seppur in molti sono andati via, perché Conti è andato al Cesena, Abracalaia ragazzi è andato in eccellenza a Milano a giocare. Che Ivan Pozzi non riuscirà a far parte del progetto balsa l'anno prossimo, sicuramente una squadra ridimensionata, magari anche a seguito di quella che è stata questa riforma dello sport che c'è stata a luglio. In ogni caso proseguiremo senza balsa, ringraziamo tutta la società, lo staff che ci hanno supportato in tutto e per tutto, ci è dispiaciuto però purtroppo. Vai Fred. No. Sì, comunque ci tenevo anch'io a fare i complimenti ragazzi a tutto lo staff del balsa. Tra l'altro ci siamo trovati molto bene con i ragazzi, come dicevi anche te. È giusto da citare anche Steve, che è sempre stato presente nei video, ma così come tanti altri, come Emanuele Fogli, Beppe Gamberini. È sicuramente stato un anno molto importante, un anno molto piacevole, tra l'altro anche di crescita per tutti quanti. Abbiamo iniziato questo progetto con il balsa e sicuramente siamo migliorati, siamo cresciuti anche a livello numerico, abbiamo sentito anche il vostro supporto, quindi vi ringraziamo e ringraziamo anche il balsa. E allora adesso andiamo a introdurre però quella che sarà la prossima stagione. Giocherai al balsa, ma dove giocherai? Cosa farai il prossimo anno? Allora, prima di dire cosa farò, ci tenevo a dire che comunque, come molti di voi si stavano chiedendo, che sia calcio, calcio a 5, comunque continuerà il format delle interviste, del pre-partita, del post-partita, come abbiamo fatto l'anno scorso dopo il passaggio al calcio a 5. Allora ragazzi, vi annunciamo che l'anno prossimo ricomincerò col calcio a 11. Così proprio. Ricomincerò in una squadra di promozione che ho vicino casa. Sarà tra l'altro nello stesso campionato di Off Samuel, in una squadra di promozione che è stata promossa l'anno scorso dalla prima categoria, quindi non sarà facile sicuramente. Però mi sembra un bel gruppo, una bella squadra, sono ragazzi tranquilli e mi piacerebbe molto ricominciare con loro. Vediamo come andrà, sono molto curioso di sapere sia come sarà la stagione, sia come prenderete voi questo nuovo format, diciamo, perché non abbiamo mai fatto con il calcio a 11. Eh sì, quindi come diceva Fabio, continueremo con il format che è stato la colonna portante del canale in questi ultimi 6 mesi. Andremo al Consandolo dopo essere stati in prova in un'altra società in cui ci siamo trovati bene, ma pensiamo non potesse rappresentare e valorizzare il nostro lavoro, quindi abbiamo preferito andare a Consandolo per rilanciarci in una piazza importante, una squadra comunque neopromossa in cui ci sarà da lottare ad ogni match, perché i 3 punti non saranno mai, e dico mai, scontati. Però nonostante tu ti stia allenando da poco nel gruppo, pensi ci possano essere presupposti per disputare una bella stagione nonostante i valori in campo? Sì, come hai detto, sicuramente giocare in una squadra neopromossa non è mai facile, c'è da vedere come ci comporteremo in un campionato diverso, più difficile. Però sì, come detto, sono fiducioso perché la squadra è bella, c'è un bel gruppo tranquillo, e come ho visto anche negli anni scorsi il gruppo fa tantissimo, è la cosa più importante. Forse è la cosa che ti è mancata di più negli ultimi anni, avere un bel gruppo. Sei da una settimana e mezzo a Consandolo, quindi è anche poco. Il campionato inizia domenica, pensi anche di giocare? Sì, vediamo, sono da molto poco, da più o meno una settimana, e già iniziamo col campionato, quindi vedremo anche se giocherò. La cosa importante è integrarsi piano piano negli schemi, cercare di fare una bella stagione che oltre a piacere a me riesca a piacere anche a voi. Tra l'altro poi va detto questo, che te non stai giocando in una società qualunque, ma nel Consandolo, paese nel quale abiti da sempre. Insomma, dopo essere stati a Napoli, ci siamo trasferiti qua in questo paesino di 1000 abitanti, e sicuramente senti di rappresentare anche il tuo paesino, che è la tua casa. Quindi rappresentare il Napoli. Ah, attenzione, questo è chiaro invito di Laurentiis. Sei molto onorato comunque, dai. Beh sì, fa piacere. Cioè un senso anche di appartenenza. Dici ok, vengo da Consandolo, rappresento il mio paese. Poi c'è chi lo fa a livelli macroscopici rappresentando il Napoli, e chi lo fa in ambito territoriale. Dovrebbe anche esserci questo senso di fidelizzazione nei riguardi della tua cittadina. Cioè una cosa anche un po' romantica nel calcio di oggi, no? Ricordiamo che poi questa di Fabio è una scelta di cuore. Voler giocare nel Consandolo, non andare magari in contesti più alti, dire io voglio rappresentare il mio paesino. Eh sì. Se ti avessi chiamato la Juventus saresti andato lì? No, perché il Consandolo ragazzi, cioè la squadra del mio paese, non andrei mai alla Juve. No, mai. Tra l'altro ricordiamo che il portiere del Consandolo sarà proprio Francesco Di Mauro. No, innanzitutto non è vero, queste sono false dichiarazioni. Io avevo la possibilità di andarci, non sarei stato il primo, perché il primo portiere è molto bravo, vedrete anche voi nei prossimi video, sono sicuro che lo dimostrerà, e quindi ho deciso di non andare lì, ad andare da un'altra parte, ma ci arriveremo con calma. Tra l'altro questa è solo la prima indiscrezione delle due che vi dovremo comunicare in questo video. Sicuramente il calcio 11 è un capitolo che è stato importantissimo nella
della nostra vita e vogliamo riprenderlo in un contesto comunque tranquillo, soft, dove non ci sono troppe pressioni, ripartendo da un campionato dove comunque il livello è buono, la promozione non è un livello da tutti, una buona base anche a seguito del fatto che c'è un gran gruppo a Consandolo per poter ripartire. Questa sarà un po' l'outsider di quest'anno, perché eravamo intenzionati a continuare a calcio a 5, però visto anche le grandi richieste, vista la voglia di continuare in un contesto di calcio a 11 a seguito degli ultimi mesi in cui ci si è presi una pausa, questa sarà la prima novità delle due che vi dovrà comunicare Fabio. Sì ragazzi, infatti abbiamo visto quanto vi è piaciuta l'anno scorso la serie sul futsal, ed è uno sport che è piaciuto tantissimo anche a me, infatti mi dispiacerebbe davvero tantissimo lasciarlo così, quindi proprio per questo motivo ho deciso di continuare anche con il calcio a 5. Cioè sì. Quindi fai tutte e due. Sì, sicuramente è uno sforzo importante, cercherò di portare al meglio entrambe, non voglio portare uno e trascurare l'altro, ma fare tutte e due al massimo delle mie potenzialità. Ovviamente non riuscirei a fare entrambe a livelli troppo alti, infatti andrò a giocare in una serie di futsal, però è un bel gruppo, una bella squadra che punta a vincere il campionato, e quindi anche là non vedo l'ora di incominciare e di portarvi i video. Non sarà facile portare avanti questo doppio impegno di calcio 5 e calcio 11, grazie al doppio tesseramento e grazie al Rovigo che ha acquistato il cartellino di Fabio Dal Balza, questo sarà possibile. Non vi vogliamo promettere di riuscire a portare per tutto l'anno queste due cose, perché qualora non riuscissi a farle al meglio prenderemo una decisione, ma per correttezza nelle società nelle quali giochiamo è questione di correttezza nei riguardi dello spettatore e dei contenuti che portiamo. Però questa è una sfida che attualmente vogliamo provare a portare avanti e vedere se riusciamo a farcela, perché inoltre c'è un'altra indiscrezione, la terza di questo video. Calcio 11, calcio 5, ma calcio 5 con te chi gioca? Guardate a chi passo il microfono. Ciao. Attenzione. Davvero, non me l'aspettavo. Chi è che ha deciso il gioco? Sì ragazzi, quest'anno torno a giocare anch'io. Lo farò in Serie D insieme a Fabio. È un contesto che a me piace molto. Mi sono trovato molto bene con il gruppo, mi sono trovato bene con tutti i ragazzi, anche con la società, e quindi secondo me ci sarà da divertirsi veramente tanto. Siamo anche un bel gruppo e è una squadra che punterà a vincere questo campionato. D'altra parte invece sarà anche bella la contrapposizione col Consandolo, che invece punterà alla salvezza. Hanno investito tantissimo su di te, sul nostro progetto in generale. Siamo felici di questo, ringraziamo tutta la società del Rovigo. Soprattutto sarai uno dei giocatori chiave di questa squadra quest'anno, e come ti senti? È una pressione che pensi potrai reggere? Sì, ovviamente mi fa un sacco piacere essere tra i protagonisti della squadra del Rovigo, non vedo l'ora di cominciare. Sicuramente non è mai facile vincere un campionato, però la squadra ce la può fare, siamo veramente un bel gruppo, ci sono gli elementi adatti a poterlo vincere, quindi vediamo, dai, sono fiducioso anche in questo caso. Sì, e ringrazio comunque anche io il Rovigo per avermi chiamato, per avermi voluto. Sicuramente siamo in molti portieri, siamo quattro, quindi tutti dobbiamo lottarci il posto, ci sarà anche una grande competizione che ci aiuterà a crescere tutti quanti, vediamo dove si può arrivare. Io chiaramente proverò a ritagliarmi il mio spazio e vediamo poi la decisione del mister. Fascia da capitano al braccio quest'anno? No, non voglio essere capitano, troppe responsabilità. Al massimo capitano Findus. Non sono capitano. Come no? A me hanno detto di sì, c'era questa indiscrezione che Fabio forse è capitano del Rovigo. No, fake news. Ma qualora fossi capitano, cosa diresti alla tua squadra? Vamo raga. La gente come noi non molla mai. Ah sì, quello sì. Questa che non è la fake news, il Rovigo ti ha chiesto il numero di maglia, ti ha chiesto un soprannome da aggiungere anche la maglia di allenamento. Che soprannome hai scelto e che numero hai scelto per la stagione di futsal? Sì, allora, diciamo che non mi andava più di indossare la 11, per qualche motivo non mi andava più, e quindi ho scelto che il mio numero di maglia sarà la 9, da bomber. Il Pipita Higuain. Tra l'altro c'erano anche diversi altri numeri. Il numero massimo era 20, quindi non potevo scegliere il numero 77 di Quara. E il soprannome che ha scelto sulla maglia di allenamento? Dima. E adesso c'è sto problema, perché lui adesso si è preso Dima nel nome della maglia di allenamento. Io ora non so che prendere, che faccio? Dima. Ragazzi, ditemi nei commenti che soprannome devo mettere la maglia di allenamento. Invece tu, Fred, che numero hai scelto? Allora, io in realtà, quando sono andato a provare con il Rovigo, non sapevo ancora se sarei stato un giocatore di movimento oppure un portiere. Anche perché, come ho detto, c'erano diversi portieri, quindi c'era ancora un po' la mia posizione in bilico. Alla fine giocherò comunque in porta, però la maglia che ho scelto è la 19, perché 1 più 9 fa 10. Un'altra cosa ragazzi, sappiamo che vi abbiamo rotto le scatole a più non posso, ma iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, perché abbiamo bisogno del vostro supporto, soprattutto a fronte di questo doppio impegno calcio 5 e calcio 11, uno sforzo a livello fisico e mentale considerevole. Sì ragazzi, è molto importante il feedback che ci darete, anche perché magari l'anno prossimo non riuscirò a tenere il doppio impegno, e quindi è anche molto importante vedere se apprezzerete di più il calcio 5 o il calcio 11, quindi mi raccomando, sosteneteci sempre e fateci anche sapere qual è il contenuto che preferite. Tra l'altro ragazzi, questo sarà l'anno dei 100.000 iscritti. Secondo voi entro il prossimo anno, entro giugno del prossimo anno, quanti iscritti avremo? 99. 96.000. 92.000. Allora ragazzi, io direi che abbiamo detto fondamentalmente tutto, vi ricordiamo solamente di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, commentare, condividere il video dappertutto, perché questo venerdì ore 14 c'è il ritorno di Fabio nel mondo del calcio a 11. Rimanete sintonizzati sul canale, vi comunichiamo anche come cambia la programmazione. Martedì contenuto secondario e futsal, venerdì invece partita di calcio ad 11, il nuovo format. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao, al prossimo video. Ciao ragazzi.